Buongiorno, sono Angelo Niceta, oggi è il mio decimo giorno di digiuno, di sciopero della fame, uno sciopero della fame voluto dallo Stato, perché mi ha isolato, mi ha reso assolutamente inesistente, è uno Stato che non rispetta le regole, non rispetta le norme e continua con la strategia dell'estorsione di Stato. Perché? Perché ancora oggi non ho avuto nessuna risposta dal prefetto sulla mancata applicazione delle misure di protezione richieste anche dal Ministero dell'Interno già un anno fa, richieste più volte da me con diverse raccomandate, nonostante io sia stato inviato dalla Procura di Palermo, dal dottor Padova, dal dottor Di Matteo nello specifico, nella qualità di testimone di giustizia, in protezione fuori dalla mia città per la mia incolumità riguardo alle deposizioni fatte da me ai magistrati. Sul posto, una volta arrivato in questa località protetta, mi è stato notificato che il Ministero degli Interni aveva cambiato il mio status e trasformato quello che sostenevano i magistrati e che sostengono tuttora i magistrati della Procura da testimone di giustizia in collaboratore di giustizia, che è un'aberrazione, perché il collaboratore è una persona che ha commesso dei reati e quindi ha una pena da scontare e usufruisce anche di uno sconto di tale pena. Io non ho mai commesso nessun reato, sono vittima della mafia e di tutte le collusioni della mafia con le istituzioni e con la borghesia mafiosa palermitana e quindi non avendo nessun reato trovo paradossale, così come lo trovano paradossale anche i magistrati della Procura di Palermo, che il Ministero senza avere fatto nessun tipo di indagine, perché evidentemente è così in quanto non mi hanno mai dato motivazione, mi cambiano questo status ed è una cosa gravissima. Quindi ho rinunciato a questa condizione, a questa protezione speciale, perché non sono un collaboratore di giustizia, sono un testimone. Tra parentesi, la mia testimonianza è tuttora in atto perché dovrò ancora testimoniare in altri processi. Quindi il fatto che una volta tornato a Palermo lo Stato continui a non proteggermi sembra come se fosse un deterrente alle mie future dichiarazioni nei processi, perché non essendo protetto ovviamente io potrei pure pensare di, spaventandomi, di non dire qualcosa, cosa che non farò però, perché io prima di tutto nella mia vita c'è la giustizia. E poi oltretutto quello che mi è stato fatto dal gruppo mafioso e dallo Stato successivamente è quello di annientarmi, quindi io sono già morto, essendo già morto non mi spavento più di niente, perciò andrò avanti ad oltranza anche con il digiuno, con tutte le mie testimonianze e probabilmente solo quando la gente capirà quello che sta succedendo riusciremo ad avere una svolta in questo Stato italiano che è ormai incancrenito e è un tutt'uno con la mafia.